Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di iSir, il format che vi permetterà di smussare il vostro inglese. Se vi sono piaciuti i miei video precedenti, vi ricordo di iscrivervi al canale e di guardare anche gli altri nostri format, Gimblotti, gli anime della nostra infanzia e anche, se siete fan di Star Trek, i condotti EPS. Oggi vi vorrei parlare di un argomento molto molto importante, i verbi frasali. I verbi frasali sono dei verbi che vengono seguiti o da una preposizione o da un avverbio. La caratteristica principale è che molto spesso, quando un verbo viene seguito da una preposizione e quindi diventa un verbo frasale, il suo significato cambia radicalmente. Quindi, di fatto, quando voi imparate un verbo frasale, va imparato in quella maniera. E io oggi farò tre esempi di verbi frasali importanti che magari non vengono visti durante una lezione di inglese. Dico magari vengono spiegati, non lo so. Io ho scelto questi tre verbi. Prima di iniziare vorrei fare due considerazioni. Punto 1: il verbo è la preposizione o l'avverbo che lo segue. In alcune circostanze possono essere separati da un sostantivo o da un pronome messo in mezzo. E poi vi spiegherò qual è la regola, tra virgolette. In altre circostanze invece non devono essere separati. La seconda considerazione è che la maggior parte dei verbi frasali ha una versione non frasale, cioè esiste un verbo sinonimo che ha lo stesso significato ma non è frasale, è un verbo regolare. Quindi gli esempi che ho preparato sono esempi di verbi che possono essere e altri che non possono essere separati, e sono anche degli esempi di alcuni verbi che hanno un corrispettivo non frasale e un altro esempio che io non ho trovato un valido, diciamo, corrispettivo non frasale. Dunque, iniziamo. To bring up significa menzionare qualcosa. Quindi, supponiamo in un contesto lavorativo che il vostro capo vi dica qualcosa un po' di strano e ne parlate con un vostro amico e voi potete dire: yesterday my boss brought something weird up. Potete anche dire: yesterday my boss brought up something weird. Ieri il mio capo ha menzionato qualcosa di strano. Non lo so, qualunque cosa sia, è un esempio che sto facendo. Come voi potete vedere, il verbo frasale si coniuga nella maniera classica del verbo di base. Quindi bring diventa brought al passato. E come avete visto, questo è un caso in cui il verbo può essere separato. Bring something up, bring up something. Entrambi sono accettate. Lo potete semplicemente anche sostituire con mention. Yesterday my boss mentioned something weird. L'altro verbo di cui vi voglio parlare è il verbo to come across. Significa in italiano imbattersi. Sia che ti imbatti in qualcuno, sia che ti imbatti in qualcosa. Facciamo due esempi quindi. Yesterday I came across Alice in the street. Ieri mi sono imbattuto in Alice per la strada. No, una situazione di vita normalissima, no? Oppure potete dire: yesterday I came across this book. Ieri mi sono imbattuto in questo libro. Magari eravate andati in una libreria e avete trovato questo libro che ha stuzzicato il vostro interesse. In base alle circostanze, due buoni sostituti non frasali potrebbero essere meet, che magari se vi siete imbattuti in maniera accidentale in qualcuno, I accidentally meet Alice. Nel caso del libro, uno può dire: yesterday I accidentally noticed this book. L'altro verbo di cui vi vorrei parlare è get along. Get along significa semplicemente andare d'accordo con qualcuno. Facciamo questo esempio. I get along with my dog. Vado d'accordo col mio cane. Get along, utilizzato come un imperativo, get along significa sparisci. Molto simile a get lost. Se voi avete notato, to come across, to get along non vanno separati. Ora, qual è la regola? Io non l'ho mai letta da nessuna parte, una regola formale. Ma io mi sono fatto questa mia regola personale. Se il verbo è intransitivo, non va separato. Se il verbo è transitivo, potrebbe essere separato. Poi, se avete dei dubbi, magari cercate online e vedete se trovate la versione separabile o non separabile. Per esempio, to bring up è transitivo, quindi l'ho separato. Qualcuno potrebbero dire: ma anche to come across è transitivo, quindi lo possiamo separare? Io non l'ho mai sentito separato. Get along non va separato, assolutamente. Molto bene, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, mettete un like e ci vediamo col prossimo video. Ciao!